Mister, una squadra importante, come dice lei, che vince almeno tre partite di fila, se no che squadra importante è? Ma non è una squadra, deve vincere. Poi importante o non importante lo determina il risultato. L'importanza di una squadra non si valuta a priori, si valuta attraverso le prestazioni che fa. E siamo sulla strada giusta, abbiamo cominciato con maggiore solidarietà di gruppo, con maggiore attenzione agli obiettivi, nell'essere tutti insieme. Questo già avviene da un po' di tempo. No, c'è più coscienza, quello sicuro. C'è più coscienza e più senso di appartenenza. Vuol dire che... Ma questo è anche abbastanza normale, perché prima non siamo mai stati tutti ad allenarci assieme, quindi anche giorno dopo giorno si crea il contesto giusto. E quindi l'importanza di una squadra si vede attraverso le prestazioni che fa. Poi tre... Noi dobbiamo vincere sempre, quindi tre, perché non quattro. Però a questo punto non c'è stata mai la terza vittoria consecutiva, cioè si è fermato due volte a due vittorie consecutive. Questo è un dato statistico che dobbiamo. Non credo che sia una motivazione, però noi ci servono i tre punti, domani ci servono i tre punti, perché l'ho detto, queste cinque partite dobbiamo fare più del doppio dei punti che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto all'andata, 5 gare, 4 punti, abbiamo questo obiettivo, 5 gare, 4 punti all'andata, in queste 5 gare dobbiamo fare più del doppio dei punti che abbiamo fatto all'andata, abbiamo cominciato, basta, è messa da parte la partita di Andria, difficile, tosta, dove però la squadra si è comportata da squadra, e domani ce n'è un altro, contro un altro tipo di avversario, contro un avversario ostico, un avversario che ha qualità, che è capace di fare anche grandi prestazioni, lo ricordo all'andata. Primo tempo ci mise in grande difficoltà attraverso una grande aggressività, non ci fece giocare. Secondo tempo calarono un po' i ritmi e prendemmo il sopravvento sulla partita, creando anche tanto, però la partita finì 0-0. Però questa è una squadra che nel frattempo è cresciuta, c'ha qualità, giovani di valore, contenuti tecnici importanti, squadra organizzata da Esposito perché tengono bene il campo. È perché sono predisposti a giocare, non è sicuramente una squadra che verrà a speculare, a fare barricate, a fare. Dovremmo essere noi bravi a costringerli con il nostro atteggiamento a giocare solo e soltanto sotto l'aspetto difensivo. Infatti è una squadra da piata, perché se si è ricordata dall'arbitraggio con l'Avellino a sua volta si dimostra da piata perché il Latina abitava più senza giocare, ma Avellino e Latina hanno la possibilità di arrabbiarsi questo momento. Non lo so, io non entro nelle faccende degli altri. Il Latina ha fatto 6 punti in 2 giorni praticamente, fra lunedì e martedì. E l'Avellino, una squadra che rispetto, però sicuramente statisticamente credo solo sia un fatto casuale, ma proprio perché è un fatto casuale credo che non si possa ripetere all'infinito, perché con questa media l'Avellino finirà con 30 giocatori espulsi da parte degli avversari nel totale. E 20 calci di rigore, non si è mai vista una squadra che ha preso 20 calci di rigore proprio come dato statistico. Poi io non, statisticamente succede, ci è successo anche a noi l'anno scorso che entravamo però con maggiore frequenza in aria, poi e con certe caratteristiche. Quindi Avellino e Latina, no? Entro poco nei fatti, faccio solo delle considerazioni, ma non credo che nessuno si possa sentire al sicuro in questo campionato, così come noi non ci sentiamo seconde linee o inferiori a qualcuno. Noi abbiamo l'obiettivo di recuperare posizioni in classifica, questo si fa attraverso i punti, e posizioni in classifica noi guardiamo anche al primo posto, non è che guardiamo solo, poi ne abbiamo parlato, siamo in grado di fare meglio rispetto all'andata. Non c'è negro e mi dispiace perché non riesce a avere continuità, poi incappa sempre in qualche situazione negativa. Non c'è Bruno, che anche lui è squalificato, non c'è Andelkovic, anche lui. Non siamo tantissimi, però abbiamo recuperato Giuliatto, fa parte dei convocati, qualcuno che ha avuto qualche problema come Daffara c'è, abbiamo un ragazzo come Gorobsov, rientra dei liquori come Gorobsov, è più sicilianizzato il nome, è più cadenzato.
che viene da una settimana di lavoro e da qualità. Come? No, questo non ha i ritmi, poi non ha, però è un giocatore che ha qualità, su cui personalmente io spero, mi auguro che possa fare bene, c'ha qualità. Da Russo cosa si aspetta? Ma Russo ha fatto bene, un ragazzo che ha qualità, ha passato un periodo dovuto così a delle analisi del sangue che abbiamo fatto, in cui alcuni valori, insomma, in alcuni momenti è stato un po' incostante, però adesso l'ha risolto, sta molto meglio. Adesso detto fuori fra le righe, ci siamo accorti che aveva un po' i valori di ferro bassi, perché lui ogni tanto accusava bassa pressione, girava un po' la testa. Adesso abbiamo appurato quello e sta facendo dei cicli di integratori di ferro che lo faranno stare sicuramente meglio, che a volte era un po' svuotato, un po' così. Il ferro è importante perché agisce sulla capacità di recupero. Vabbè, ma questo non lo scrivete, è una cosa troppo personale, però mi aspetto che possa fare bene, c'ha qualità, c'ha gamba, c'ha tecnica, c'ha tiro. Mi auguro che possa fare bene anche dentro l'area di rigore, perché fuori dall'area di rigore sono sicuro che farà bene, però anche dentro l'area di rigore deve fare bene, cioè cercare la porta. Il sistema è quello, adesso poi vedrò, dovrò fare delle scelte da fare. De Franco, Giuliatto è un po' più difficile, dai. Importa, mister? No, è lui, la fiducia al Russo. Ma perché i portieri si possono cambiare ogni settimana? I portieri. No, potrebbe entrare nelle situazioni, siamo tantissimi. Crescenzi pure lui. Vista sta meglio, sempre meglio. Ma voi seguite gli allenamenti tutti i giorni, mi domandate a me come stanno i giocatori. Seguite gli allenamenti. Delle due cose, o non capite, c'è la telecamera, o non capite un cazzo chi viene quando vedete gli allenamenti, oppure chi viene capisce e agli altri che non vengono riferisce cose sbagliate, cioè così la verità la so solo io. Mi sa che è così, eh? Mister, mettiamo da fare a sinistra, non devi fare un centrale, giusto? Può essere, sì. Può essere. Dipende un po' anche da chi può essere. Però questo sa, dai, sicuramente in mezzo al campo giocheranno Garufo o Corapier. Mister, continuerete con gli schieramenti di Ander anche a ritorno, oppure cercherete poi di non accettare questa linea? Allora, partiamo da un concetto. I nostri under sono bravi e stanno crescendo, sono stati per tutto il girone d'andata praticamente da soli, perché non c'è stato Scardino, non c'è stato Anderkovic, non c'è stato De Franco, praticamente da soli, e credo che siano fra gli under più affidabili, a parte che sul piano dei comportamenti e della professionalità sono ragazzi veramente esemplari, hanno il lavoro sulla testa, quindi cioè io non ho problemi, dice, io vado sul merito, poi se uno è giovane meglio o peggio, non lo so, ma non c'è problema. Questi sono ragazzi affidabili, quindi non è che io li scelgo, partiamo da questo concetto, perché sono. Domani potrebbe anche essere che gioca Chiosa e sta fuori da Franco, potrebbe anche essere, e quindi giochiamo con 4 under, ma se lo faccio non lo faccio per gli under, lo faccio perché valuto, e quindi Baldà difensore centrale. E poi come ci mettiamo? Se Baldà fa il difensore centrale, come ci mettiamo? Mi dovevi spiegare tante cose. Vabbè, giusta osservazione. Come? Beh, ma tanto quelli sanno di noi, gli altri sanno sempre tutto, ma credetemi, io degli altri, questa settimana, volete proprio saperlo, ho fatto fatica a trovare sul prato delle cose, ho dovuto chiedere a degli amici, a me. Di noi sanno sempre tutto gli altri. Però è vero, a parte questa settimana, ma veramente di noi sanno sempre tutto gli altri, e secondo me insomma ogni tanto qualcosa, uno qualche vantaggio se lo deve preservare, veramente lo dico. No, le foto è un altro discorso, le foto è un altro discorso. Mi sono incazzato con Giuseppe, perché chi c'era quel giorno che l'ha chiamato?
No, ma non è stato solo lui, qualcuno l'ha chiamato e non è una cosa normale. Quel giorno andiamo a fare allenamento, io vorrei farvi capire il concetto. Andiamo a fare allenamento, adesso questa è una cosa. Andiamo a fare allenamento, siamo 13 o 14. Volontariamente qualche giocatore l'ho lasciato fermo, ma non perché sta male o perché ha problemi particolari. Rientra nella settimana di lavoro, si mettono assieme tutte le cose, quella mattina, rispetto a quello che dobbiamo fare, qualche giocatore resta fermo. Quindi arriviamo a Pucciani, siamo 12 o 3, 14, 12, 13. Siamo pochi. Il lavoro che dobbiamo fare per quel giorno era un venerdì, se non ricordo male. E c'è Giuseppe, sono qualcuno a vedere l'allenamento, chiamano a Giuseppe, no? Giuseppe ci va, si alza alla panchina, ci va. E io me ne accorgo mentre ci stiamo allenando. E qualcuno ti fa la battuta e dice: ma il presidente e il direttore sportivo si sono venduti a tutti? Perché non c'era nessuno. Vabbè, una battuta. Ma lui non si deve alzare alla panchina. Non si deve alzare. Se voi avete, ecco qual è il, se voi avete bisogno di notizie, ma c'è qualche problema? Vi allarmate? Siamo solo in 12, uno ve le dà, no? Tutto tranquillo, tutto normale. Dopo questo episodio mi rigiro e vedo un fotografo che sta facendo con l'obiettivo delle foto, no? E sta inquadrando i portieri che lavorano. Non è vietato, si possono fare, si può fare tutto. Ma lui deve capire che se concede di fare le foto o delle riprese all'allenatore dei portieri, lo deve dire. Se l'allenatore dei portieri è concentrato sul lavoro e non se ne accorge che stanno facendo le foto, e gli va di dire un vaffangulo, non lo so, oppure di dire qualcosa a un portiere, no? No, sto parlando in generale, foto e riprese, ma anche le foto, cioè uno... Ma ce ne sono tante che comunque non sono mai uscite, e vi posso garantire che non escono, almeno da parte mia. Allora, io la domenica, prima delle partite, poco prima che fischia l'arbitro, c'ho sto cavolo di vizio, mi nascondo e mi accendo una sigaretta, do una, due boccali alla sigaretta e la butto subito. Ho la fotografia di quando siete arrivati quest'anno in estate con le buste, che avevate chiesto pubblicare. Vabbè, ma uno... Allora, certe volte vengono lì e ti inquadrano, è brutto che uno si fa vedere con la sigaretta, perché è brutto, io so che non lo devo fare, ma purtroppo... Allora, se... Almeno per quanto mi riguarda, può stare tranquillo, se una cosa qualsiasi, insomma... Mattiello, io non vedo niente a nessuno, Mattiello, io vorrei solo vedere... Non ho nessun problema. Mister, un'ultima cosa, visto che purtroppo è capitata l'ennesima tragedia in Cuba, purtroppo è capitata. Ma com'è successa sta cosa? Ma mi hanno detto c'era un panino in bocca, dice che forse no. Vabbè, Mister, mo, indipendentemente da come è andata, purtroppo è andata così, insomma, l'ennesimo ragazzo della Cuba che va via. Transita su questa pista una macchina, una bara, insomma, l'occasione magari domani di ricordare, magari i tifosi probabilmente chiedono. No, beh, ma questo farlo così dietro suggerimento, no, dietro sono cose, no, diventa quasi retorica. Io non sono per la retorica, però è chiaro che ci dispiace, ma dispiace perché è un tifoso nostro, perché è un appassionato della Nocerina, e dispiace anche se fosse un ragazzo che la cui vita viene spezzata in un modo assolutamente precoce, questo è normale. Poi noi non è che giocheremo per i tifosi, noi ci giochiamo sempre per i tifosi, perché non ci servono i punti. Poi sappiamo che vincere le partite dà automaticamente soddisfazione e felicità ai tifosi, è una diretta conseguenza. È chiaro che quell'episodio mi dispiace, ma come dispiace a qualunque essere umano, perché è una vita giovane, in un modo immaturo, precoce, si spezza, di là, giusto per fare una considerazione. Grazie.